Sì, la situazione in realtà è molto complessa. Dal mio punto di vista, ancora non è tutto chiaro. Cioè, come hai premesso tu, la Russia in questo momento rappresenta la tradizione, la conservazione, di valori come la famiglia, una visione del mondo completamente diversa da quella che ci viene proposta, con, per esempio, i gender fluid e tutte le. L'ideologia della distruzione del mattone della società che è appunto la famiglia per creare una massa completamente atomizzata, frammentata in individui in competizione tra loro, dove non c'è più neanche il ruolo maschio-femmina, padre e figlio, eccetera, dove tutto questo viene annichilato e sostituito da un controllo totale. E dei media su quello che è l'orientamento della popolazione in generale. Ecco, la Russia in questo momento rappresenta anche un blocco verso gli oligopolisti, perché quando si parla, per esempio, di oligarchi, si parla sempre dei russi, non si parla mai degli oligarchi statunitensi, insomma, del mondo occidentale, che in realtà sono quelli che stanno nella vetta delle classifiche, sono quelli potenti. Vediamo Bill Gates che praticamente si è comprato tutta l'OMS, e per non parlare poi degli enti di controllo, di cui insomma già ho parlato in saggi precedenti. Ora, in questa situazione, quindi, Putin rappresenta, può rappresentare effettivamente quell'ostacolo grande che va demolito per riuscire a costituire questo nuovo ordine mondiale. E se non ci riescono, ovviamente, può essere una grande vittoria per chi, appunto, spera di riportare un po' di libertà e democrazia, nel mondo. Purtroppo però devo dire anche un'altra cosa, cioè questa è la visione a cui spero io, cioè l'interpretazione che spero sia quella giusta, però non posso escludere che in realtà Putin faccia parte in qualche modo di questo progetto, perché non bisogna mai guardare a quelli che sono leader politici, ma soprattutto a chi comanda nel paese dove loro sono. Allora, in Russia il controllo è ancora, cioè la finanza è controllata ancora dalla banca centrale, e quindi anche lo scoppio di questa guerra è un po' stata a orologeria con la fine della pandemia. E siccome, avendo studiato bene la seconda guerra mondiale e avendo capito che le cose non sono mai come sembrano, non vorrei che in realtà, ecco, Putin stesse portando avanti un gioco che fa parte, insomma, della strategia dell'elite.